Questa è la casa in cui tutto ciò che è mio è tuo, la casa del Padre. Non dobbiamo mai dimenticarlo, noi che ci esercitiamo molto, al contrario, facilmente, molto più facilmente di quello che pensiamo, a dire mio. E sappiamo così poco ancora dire nostro. Qualche volta vogliamo piegare tutto a quello che ci riguarda o pensiamo che sia importante solo quello che riguarda immediatamente noi. Tutto ciò che è mio è tuo. È il segreto dell'amore, è quel mistero di amore che capiamo vivendolo e lasciandoci amare da colui che dona tutto se stesso, cui celebreremo il suo corpo spezzato per noi, offerto per noi, comunione piena con lui e anche tra di noi. E anche questa memoria che la provvidenza del Signore ha unito tra il cardinale Caffarra e il beato Linto Marella ci fa esercitare un po' nella comunione, nel pensarci insieme, anche nello scoprire i tanti intrecci in realtà molto più profondi, molto più veri di quanto noi pensiamo, che uniscono e che ci rendono la Chiesa del Signore, cioè la sua famiglia, ma anche proprio nel pensarci in relazione gli uni agli altri. Saremo una cosa sola, facciamo una grande fatica qualche volta a esserlo con noi stessi, perché qualche volta siamo molto frammentati, facciamo tanta fatica a pensarci insieme, a vivere l'unità che il Signore ci ha donato, affidato e che ha anche affidato a ognuno di noi. Sottrarsi alla comunione e dice no, ma gli altri non si fa male agli altri, far mancare il nostro amore, il mio, far mancare il mio al tuo, non è il problema soltanto tuo, fai mancare qualcosa agli altri, e più cresciamo nella comunione più ce ne accorgiamo di questo. E quindi con affetto e con tanta riconoscenza ringraziamo il Signore per questi due testimoni del suo amore che lo contempleranno insieme e la provvidenza ha unito anche nel loro ricordo, nella loro memoria, perché vivono la pienezza dell'amore che ci fa una cosa sola. La storia della trasmissione della fede l'abbiamo ascoltato dall'Apostolo, è sempre attraverso delle persone. Il seme dell'amore che ci giunge attraverso degli uomini, delle donne, delle storie, delle comunità, attraverso quel Vangelo che avete appreso da Epafra, nostro caro compagno del ministero. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche tra voi. Dal giorno in cui avete ascoltato quella grazia di Dio nella verità che avete appreso da Epafra. È sempre una comunicazione, credo che molti di noi, Epafra, è la prima volta che prestano un po' di attenzione a questo collaboratore dell'Apostolo. Dovremmo esercitarci sempre di più anche a pensarci collaboratori nel ministero, sapendo che il Vangelo arriva a noi attraverso degli incontri, attraverso delle persone. Ecco il mistero dell'amore di Dio. E di questo ringraziamo pensando a come Padre Olinto Marella ci ha trasmesso l'urgenza della carità. Il suo programma era la carità. Qualche volta pensiamo di risolvere il problema elaborando un programma che va anche fatto, vedo il Presidente dell'Opera Marella, deve continuare a fare tutti i programmi, mettere avanti, portare avanti tutta l'opera con tutta la necessaria anche attenzione che ci vuole per un impegno così importante che coinvolge tante persone.
Ma non dimenticate e non dimentichiamo mai che il vero programma è la carità. E la carità supera tutti i programmi. E la carità supera tutti gli orari. E la carità va sempre oltre, ci aiuta sempre ad andare oltre. Il padre Marella ci ricorda anche il pagare di persona, di coinvolgere tutta la nostra vita. Quando raccontano di come nella faccia dei suoi colleghi, quando lui cominciò a rovesciare il cappello, e lo stimato collega, professore, un po' libero, che aveva una attrazione particolare sugli studenti proprio per questa sua capacità di rapporto, ma anche per il legame con la vita vera, e c'era il problema di riempire, che aveva la casa piena di bambini, la sua, o quella degli altri, o non perché aveva un programma, la sua casa piena di bambini. E tutte le case sono state case dove faceva sentire a casa i tanti piccoli che non avevano un luogo dove essere accolti, dove essere ospitati. E poi ha rovesciato il cappello e ha cominciato a chiedere per loro. E poi qualche volta così possiamo pensare che in fondo era così, poi a un certo punto voleva dire proprio che si è fatto come dobbiamo essere, mendicante, povero coi poveri e per i poveri, insieme a loro, si è pensato insieme a loro, tutta quanta la sua vita aveva bisogno di dare qualcosa per i suoi figli. Ci fa ricordare che dobbiamo imparare tanto ad avere nella nostra casa, forse anche un po' più fisicamente, ma certamente spiritualmente, i tanti fratelli più piccoli che sono nostri e che la Chiesa ha con sé. Sono suoi i fratelli più piccoli, non sono gli altri, anzi sono quelli più cari al Signore, il suo corpo. E anche di metterci a chiedere. Perché il programma è la carità. E questa cambia tutta quanta la vita, la rende piena, e in realtà padre Marella trova pienamente se stesso lui, grande cattedratico, trova in realtà se stesso nell'essere padre e nel coinvolgere tanti ad aiutarlo. L'ultima cosa vorrei ricordare di come il Signore si china a sollevare i tanti che, come la suocera di Pietro, ha bisogno, che sono caduti. E credo davvero la carità di padre Marella è proprio questo. Mi ha ricordato il Vangelo quanto Papa Francesco in maniera molto chiara ha chiesto a tutti i giovani e anche ai meno giovani, per cui l'unica giustificazione per stare dritti è in realtà chinarsi per sollevare gli altri. Se resti dritto e basta, lasci solo. E mi ha ricordato anche una donna, Annalena Bonelli, di cui ricorderemo tra poco i 20 anni dal suo assassinio, che disse che non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Proprio esattamente, per certi versi, quello che aveva detto Papa Francesco. Così è per me, nell'inginocchiarmi, perché stringendomi il collo loro possono rialzarsi e riprendere il cammino, che io trovo pace, certezza che tutto è grazia, come Gesù che si china sulla suocera di Pietro e la rialza, come padre Marella che fa rialzare ed educa un'intera generazione. Ecco, per questo affidiamo allora anche il cardinale alla misericordia di Dio, alla pienezza di quell'amore che tanto ha cercato, che era della sua intensa, intensissima preghiera. E vorrei ricordare di lui queste parole, con le sue parole.
la morte è eliminata per sempre. Di conseguenza, mentre si distrugge la nostra dimora terrena, si edifica già in noi la certezza dell'immortalità futura. I nostri, quindi, non sono i dolori senza speranza, ma le sofferenze di un parto. In esse sta nascendo la vita. Siamo destinati a venire in possesso degli stessi beni di cui gode Dio medesimo, lo splendore della sua gloria. Possiamo considerare la confusa vicenda umana, sono sempre parole sue, come potremmo guardare un ricamo. La parte inversa è una gran confusione di fili. La parte retta è un disegno intellegibile. E, sempre finendo con le parole del cardinale, che ci lascia tanta passione, tanto amore per la Chiesa, e trova certamente tutte le risposte, e certamente continuerà a pregare per la Chiesa perché segua l'amore che il Signore ha affidato e possa comunicarlo a tanti. Ho ritrovato la messa che per il suo 70esimo, quindi in fondo pochi anni fa per certi versi, e finisco con queste sue parole che mi hanno dato anche a me tanta consolazione. Avete voluto festeggiare nel Signore il 70esimo compleanno della mia vita. Vi sono grato per la vostra numerosa presenza e soprattutto sono grato a tutti coloro che hanno reso solenne questa celebrazione. Ogni giorno e ogni ora deve essere preoccupazione incessante del Vescovo aver presente l'importanza del governo di cui ha assunto il carico e il dover rendere conto al suo Dio. Procedendo in età e avvicinandosi al giudizio del Signore, questa consapevolezza deve farsi ancora più forte, anche perché, mi ci ritrovo, io tra poco faccio 70 anni, quindi mi ci sono anche un po' ritrovato nelle parole, anche perché ora considero il ministero episcopale in modo ben diverso da come lo consideravo quando lo iniziai. Allora pensavo solo e progettavo come avrei dovuto svolgerlo. Ora, crescendo in età e anni, non devo solo progettare il futuro, ma anche meditare e esaminare come ho agito nel passato. E mi aiuta in questo la parola di Dio. Essa mi invita ad edificare voi sopra la roccia che è Cristo, a non porre altro fondamento alla vostra vita all'infuori di quello che è già stato posto. Ma questa sera, con forza, mi invita a esaminare anche me stesso da questo punto di vista, se sto costruendo la mia vita su Cristo e la sua parola. Voglia Dio perdonare benevolmente, non guardare con severità tutto quello in cui possa aver mancato verso di voi in passato. Guidi Lui il cammino che mi resta da fare, portando questo carico, e mi renda gradito a Lui ed utile a voi durante tutti i giorni che mi donerà di vivere ancora con voi. E Lui è stato utile al Signore e a noi, e siamo certi che continua a intercedere per la Chiesa, per la sua Chiesa di Bologna, per i suoi cari, perché possa essere sempre fondata su Cristo e sulla sua parola.